Oh, che succede? Non si vedere. Oh, tutta faccia gonfia e rugosa, divento vecchia. Oh, come passare tempo, povera me. Che ci fai nella mia stanza, donna arcaica? Sì, che mi ci fai? Perdonare, stavo pulendo. Ha ancora faccia spaventosa. Ah, non me ne parlare, pensavo fosse tua la colpa. Invece sono stati quei mocciosi a mettere non so che cosa dentro la crema. E tutto perché? Per una rughetta. La capisco. Ah. Anch'io mi guardare a specchio. Tutta carta pecora qua. Adorato? Sì? Perché non vai a fare quello che devi fare? Ah, tu dici tirare... Cucciti la bocca, stupido, vai, per una volta. Ah, sì, vado a tirare i vestiti. I vestiti. Eh sì, vai. Vieni, Greta, siediti, raccontami, che mi dicevi? Le dicevo che il volto della tristezza è vecchio, avere rughe. Sì. Qualcuno che mi capisce davvero, finalmente. Il passare del tempo, guarda come ci lascia ogni giorno. Un giorno ti svegli e ne hai 30, un altro giorno ti svegli e ne hai 50. Sì, sì, e quanto pesano questi 50? Volevo leggere questo foglietto, ma non vedevo niente, non potevo leggere. Che devi leggere? Ecco. Vuoi che ti aiuti? Dai, vediamo se ci riesco io. Magari, dankeschön. Vediamo. Mediante il presente atto si certifica che da un ponte si è buttata una vacca. Non è niente, deve essere una pubblicità per una rivista agricola, non è niente. Fa bene, ma... bene, meno male. Ah, santo cielo, è vero che la questione del passare del tempo è grave. La vecchiaia, le rughe. Sì, sì. Le rughe sono le peggiori nemiche. Le rughe, la vecchiaia, il passaggio del tempo, la depressione, tutto insieme. Niente depressione. Niente rughe. Niente di niente. Lifting, promozione 2 per 1, Greta. Ci facciamo una bella plastica. Nai, io non essere sicura di voler fare operazione a questa povera avanti, faccia. Avanti, fatti coraggio, è un attimo, niente di più. E poi saremo divine, le più belle di tutte. E anche lei, signore, si fa operare a faccia? No, per carità, io come medico sono venuto per aiutarvi nelle procedure e per accompagnarvi. Però per me, in realtà, tutte e due siete bellissime. Non ti mischiare dove non c'entri, per favore. Sì. Va a parlare con la segretaria e occupati dei documenti, ti prego. Agli occhi. Marsh, marsh, marsh. Oh, adesso siediti. Oh, mi sembrerebbe meglio invecchiare dignitosamente mente. No, non è così, non è così. Non devi essere giovane, devi sembrarlo. Prima non riesci a leggere il giornale, poi non riesci ad allacciarti le scarpe e poi quando te le sei allacciate non riesci a slacciarle più. Prego. Vedi, si accomodi. Diventeremo belle proprio come quella ragazza. Va bene, però solo se procedura è rapida, ya? Bene, benvenute. Come è di regola nella clinica, prima dell'intervento, vi darò un piccolo questionario personale cui dovrete rispondere. Oh, io non parlare cose... di intimità con nessuno, doctor. Tranquilla. Allora, non so se lo sapete, ma la parola d'ordine della clinica è paga prima, guardati allo specchio dopo. È una domandina. Avete pagato? Doc, siamo colleghi, possiamo andare avanti. Mi dica una cosa, dottore, che cos'è incluso in questo intervento? Hotel, spa, massaggi con le pietre, parrucchiere, manicure, che altro? In questa occasione, a parte avere ben 2 lifting al prezzo di uno, la clinica vi regala 2 specchi, 2 fazzoletti di carta e... appena uscirete di qui, una visita di consulto con uno psicologo. Io non consultare nessun fazzologo. Greta, per favore, è per lo shock post-operatorio. Mi dica, l'anestesia totale la farà? No, per carità, non ce n'è nessun bisogno. Un leggero calmante, gratis, ovviamente. E questa non è una vera e propria operazione, è una cosetta da niente. Una cosetta da niente, una cosetta da niente. Però la cosetta da niente ci farà avere la giovinezza eterna, vero, dottore? Ovvio, me, ovvio. Avete visto la mia segretaria? Sì. Eh? L'ho operata io. E? Quanti anni le date? 20.
42. Ho problemi ultimamente, altrimenti sembra una quindicenne. Ve lo posso impressionante dare. Hai visto Greta? Bene signore, mettiamoci al lavoro. Ci siamo, già cominciamo. Per favore, per di qua. Sì, Greta, prego. Iniziamo. Forza. Il lavoro e mi serve questo. Prima bello. Greta, dottore. Molto bene. Avvicini. Molto bene. Ecco, brava. Coraggio. E guardi la lucetta. Ecco, molto bene. Bravissima. Voglio fare un taglietto per di qua. Ecco. Un altro qua, e così leviamo queste borse sotto gli occhi. Fermo così, solleviamo un po' la bocca e stiriamo queste rughe. Ecco, è perfetto. Magnifico. No, ecco, questo medico è un'autorità, Malala. Sì. Ah, sei divina, Greta. Mia cara Greta, si guardi allo specchio e dica addio alla sua vecchia faccia. Si guardi per l'ultima volta. Che orripilante spettacolo! Oh, che gran disgrazia! Preferisco mia vecchia faccia! Dove vai, Greta, vai, aspetti, Greta, la prego! Torna qua! Torna, Greta, governante ottusa, dottore! Operi me, per favore! L'ho avverto che la promozione era per due, ma se vuole farsi operare da sola, il prezzo è intero, signora. Ah, no, allora no! Che facciamo, Bonilla? Non avrei voluto farlo, ma già che ci siamo, faccia un ritocco a me, Doc. Le streghe ci hanno rubato i giocattoli. Avranno avuto una regressione all'infanzia. Non ce l'hanno avuta un'infanzia, sono sempre state streghe. Hai ragione. Meno male che esiste il budino. Ah, quanto so. Le mummie. Le mummie. Cosa ridete, sciocchi ragazzini? La mummia. Più bello da mummia. Ragazzini, chiudete la bocca. Falli stare zitti, sei un uomo no, stupido! Smettete di ridere, state zitti, attento! Ah, poverini, signor Papilla, Frau Malamala, vi ho lasciati soli con chirurgo estetrico! Sì! Via quei due di non scacciare! Sì! Come osano! Nai, 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 ora sono il loro cane guida! Ma quei vostri ci hanno rubato i giocattoli! Ci hanno rubato l'infanzia e questo avrà gravi conseguenze sul nostro equilibrio psichico! Sì. Piangete, mocciosi, piangete! So bene cosa avete fatto! Ma state attenti, eh? Ancella, conducimi al mio regno! Andiamo! Forza, su! Sono la mia! Dai, stringi dei ladri! Che paura! Non vedo niente! Attenta, Greta! Chi è adesso? Chi è? Ah, un vero boss! Beh! Sì, dottore, tutto benissimo, sì. A parte le testate. Attenzione. Comunque per il resto per stiamo favore, benissimo. Cioè, bene, dottore. Insomma. Risentirvasi. Greta, mi fate cadere. Rivogliamo i nostri giochi. Altrimenti rimarrete mummie per tutta la vita, eh? Pensate forse che abbia voglia di ascoltare dei mocciosi insolenti e maleducati come voi? Prego, vi siete camuffati da mummie e ve ne andrete a vivere in Egitto per sempre viva. Ti cancellerò dalla faccia della terra, impicciona. Sta zitta, strega impertinente. Che cosa hai fatto ora? Ci ha rubato i giochi. Tutti i giocattoli, anche lo skate. No, mocciosa bugiarda, non l'ha preso lo skate. Sta zitta, stupido. Si può sapere che cosa succede qui? Loro ci hanno rubato i nostri giocattoli. Poveri i miei piccoli, invece di avere una nonna buona come nelle favole, gli è capitata la più malvagia Lorenzia, di tutti. Lorenzia, puoi anche stare zitta. Fatela tacere. Malala, cosa hai da dire? Io? Io niente, non ho niente da dire, non so niente. Sei una vecchia bugiarda. Per favore, Bonilla, Bonilla, cosa hai da dire? Niente, non hanno prove, non sanno dove li ho nascosti. Sta niente. Zitta, stupido. E va bene, va bene. Sono stata io. Sono stata io. Però loro mi hanno completamente sfigurata. E meritano un rimprovero. Sì. E poi che ho fatto di male? Ho nascosto tutti i giocattoli dei bambini in un sacco. Tanto erano i giochi che loro non usano più. E li ho regalati ai bambini poveri. Non mi dite sempre che devo fare beneficenza. Non mi dite sempre che devo essere cosa più buona. Cosa hai fatto, mamma? Come hai potuto fare una cosa simile? Come hai fatto a metterti contro i nostri bambini? Me lo spieghi? È mia figlia che parla. Senti, mamma, vai immediatamente a ricomprare tutto quello che hai rubato, però prima chiederai loro perdono. No. Dovrai chiedere scusa. Allora chiederai scusa, mamma? Scordatelo, tesoro. Dovrai chiedere scusa o vai fuori da questa casa. Forza, Malala, parla. Tua figlia sta cercando di provare che dalla tua bocca può uscire qualcosa di diverso dal veleno zitta, per topi. Sta zitta, serva. Va bene, va bene. Ora dirò quello che vuole la mia bambina. Forza. Scusa. Eh? Più forte, più forte. Scusa. Mamma, dovrai ripeterlo finché non ti uscirà dall'anima. Andiamo. Anima, anima, anima. Tutti sappiamo molto bene che le streghe non hanno un'anima. Una disanima. Florencia, per favore, lascia stare del... Basta, mamma, o chiedi perdono o esci da questa casa. Va bene. Scusate. Non ho capito. Non si sente. Un po' di... Perdono. Come? No. Scusa. Che cosa?
Non ho sentito. Perdono!